Ben ritrovati ed eccoci con la nuova edizione del mese di luglio 2014. Dopo la buffata politico-amministrativa che ha caratterizzato il mese di maggio, giugno è iniziato invece all'insegna dello sport. Infatti, la mattina di giorno 2 è stata contraddistinta da un'organizzata gara ciclistica che ha attraversato diversi centri dei Monti Dauni, tra cui De Liceto. Si è svolta nella serata di lunedì 2 giugno, in suffragio di Michela Meola, prematuramente scomparsa, una cerimonia religiosa officiata dal parroco Don Leonard Camanzi, presso la chiesetta di Loreto, in pieno centro storico di De Liceto. Presenti le autorità locali, una folta rappresentanza di fedeli e tutta la famiglia Meola, la quale ha voluto donare in suffragio della defunta un impianto elettrico di ultima generazione per la campana della chiesa. Certo. Contentissima. Certo. Ringraziamo Saverio. Devo Meola ringraziare che l'ha Saverio Meola fatta. che l'ha Per fatto per la chiesetta. la chiesetta. Tutto nasce in seguito a quell'annuncio che tu hai fatto Che abbiamo in fatto tutti. occasione del premio del liceo. Sì. In mezzo allo spiazzale abbiamo detto che ci voleva la campana elettrica, È infatti. uscito un devoto e l'ha fatta, siamo contentissimi. Lei perché è qua? Io sono qua perché c'è questa nuova campana che hanno messo e niente, sono venuto perché mia moglie ha detto: ma ti vedi che hanno messo la campana lì. Sapete, sa anche chi l'ha regalata, chi l'ha donata? Ma io no, questa persona adesso l'ho vista che l'ha intervistata, però non so come si chiama, insomma, Signor Saverio Meola. Ha Saverio. donato in suffragio della figlia defunta questa campana. Sì, È un'idea da apprezzare. è un'idea buonissima perché è una chiesa che viene sempre frequentata di qualsiasi periodo, mi sa, è Quindi, abbastanza. un gesto d'amore verso la fede, verso la comunità delicetana. Sì, verso tutta la comunità delicetana. Non so se è una cosa che doveva succedere, perché questa è una questione che si porta avanti, sono 10 mesi, oggi, domani, domani. E è capitato giusto che Coincidenza ha voluto che proprio capitasse. coincidenza ha voluto e ha fatto freddo fino a ieri. Oggi E splende il oggi sole, posso finalmente. dire Oggi è il 2 giugno, finalmente un po' di sole. diciamo che Quindi abbiamo anche fatto. dall'alto c'è collaborazione. Speriamo che tutte le cose vanno bene. Quindi, diciamo, lei ha raccolto questo messaggio lanciato in occasione del premio del liceo sul piazzale. Ho raccolto questo messaggio, cioè in quel momento che avete detto, Marie, che servirebbe? Marietta ha detto, dice, noi siamo fatti vecchiarelli, dice, la campana non ce la facciamo più nessuno perché c'è una corda vecchia, non ci arriva. In quel momento ho avuto una sensazione, e disse a mia moglie che stava seduta di fronte a me, disse, senti, la vogliamo fare noi la campana. Cioè, senza sapere a chi chiedere, che non sapevo neanche chi la doveva fare. Quindi il primo pensiero è andato alla figlia che non c'è più. Che non c'è più. Ricordiamo come si chiama, come si chiamava? Michela Meola. Michela, quindi il primo pensiero è andato a Michela. Il primo pensiero è stato per mia figlia perché lei sarà sempre al primo posto. Ecco, quando ha lanciato questo messaggio, la famiglia come ha risposto? Come ha reagito? Ma non, cioè non è che mi hanno detto, papà, no, anzi, hanno accettato Con piacere. con piacere, cioè non è stata una cosa che per esempio di famiglia diceva, ma tu mi spendi questi soldi per la campagna? No, dice, cioè non c'è stata questa cosa. Quindi ancora una volta la fede popolare contribuisce a realizzare qualcosa per la Sì, ho collettività, per la fatto questa comunità. cosa qua proprio perché, non lo so, mi è venuto Dal cuore, dal profondo del cuore. una cosa spontanea, dici, ma non è che è stata una cosa forzata da qualcuno oppure di chiedere qualcosa, cioè è una cosa proprio così. È importante ricordare la scomparsa di mia sorella, però anche associarla ad una cosa così importante, utile per la Chiesa e per la comunità, quindi legare il ricordo della scomparsa di mia sorella ad un qualcosa di positivo. Il paese di tutti, la comunità siamo noi, quindi se c'è bisogno di qualcosa, magari ognuno nel proprio piccolo, se fa qualche gesto, lo fa per tutti poi.
che è una cosa buona. Sei stata anche tu dal primo momento d'accordo nel fare questo? Sì, sì. Siamo tutti uniti, tutti quanti. Nessuna titubanza, quindi? No. E finalmente questa è stata la risposta concreta dell'utilità del premio De Liceto. Come diciamo sempre, il premio De Liceto è un momento di sintesi ogni anno, perché vengono premiati i cittadini locali che si sono distinti in qualcosa. Questa volta non è stato solo un momento di sintesi, ma anche un momento di partenza. Perché ricordiamo bene che nella scorsa estate le signore del quartiere, in particolare Marietta, hanno espresso la necessità di avere una campana elettrica. E quindi un nostro concittadino dal cuore grande, quale Saverio Meola, ha regalato di sua sponde questa campana, arricchendo ancora di più questo stupendo quartiere che va sempre più prendendo forma e si va sempre più riqualificando. Quindi ancora un altro elemento per rendere più fruibile questa piazza e questo storico quartiere. Ma indubbiamente noi sappiamo che la popolazione di Liceto è particolarmente diciamo partecipe di quelle che sono anche il mantenimento anche delle strutture di natura ecclesiastica, partecipano, e quindi ogni tanto capita di avere delle donazioni che arricchiscono quello che è il patrimonio religioso culturale diciamo della nostra comunità. Oggi siamo qui a Piazza Loreto per diciamo ringraziare anche chi, voglio dire, ha donato diciamo un ulteriore elemento di arricchimento della chiesa, e siamo per questo tutti contenti appunto di questo arricchimento. Quindi un ringraziamento dovuto va anche dal Comune di Liceto a Meola, che ha promosso diciamo questa iniziativa, ben conoscendo che la chiesetta di Loreto appartiene al patrimonio del Comune. Ah, questa campana è particolare innanzitutto perché è molto piccola, è una, anche se piccola, però pesa 60 kg, perciò è anomalo rispetto a quella che è la dimensione, perciò al diametro della bocca della campana. E poi dopo, se potete notare, diciamo, è una campana vecchia, però abbiamo utilizzato un sistema ultramoderno. Ultramoderno, tutto italiano, della ditta Beltron, è un motore lineare, un motore che utilizza la sola forza del campo elettromagnetico per muovere la campana. Bisogna dire che elettrificare una campana piccola è molto più complesso di elettrificare una campana molto grande. Sembrerà strano, ma è così. Il donatore si lamentava che è passato troppo tempo. Come possiamo giustificare? Ma in realtà è ovvio che il tempo è passato per due motivi. Il primo è perché quando mi è stata chiesta da parte sua era inverno inoltrato, lavorare all'esterno in inverno a Liceto soprattutto non è molto comodo. E poi perché lavorare su un tetto come questo, dove sono utilizzate tegole di vecchio stampo, può essere pericoloso sia per l'incolumità che per il tetto stesso. Assolutamente. Saggio di fine anno scolastico verso la secondaria Son di Musica, lunedì 9, che ha visto coinvolti gli alunni della scuola primaria unitamente agli insegnanti Adele Paglia, Sandra D'Inverno, Marina Salvati, Rosa Ingegno e Alberta Tulino, abilmente diretti dall'insegnante Antonio Marinaccio. Dopo 5 anni ci dispiace pure, però con il progresso che c'è da fare per i ragazzi purtroppo è questo, che alle scuole medie si dimostra che sono abbastanza maturi. L'augurio nostro è che diventano sempre più calmi, tranquilli, in un paese rimanerà sempre con la tranquillità che è nata, e mi auguro che hanno un buon insegnamento. Piace fare musica e cerco di trasmettere a questi ragazzi quello che io sento. E anche la scuola, i livelli, tutti, noi ancora non capitiamo insieme. Un saluto particolare al personale. Una
alle maestre, alla preside, che alla preside, alle maestre, alla scuola. Sì, state lasciati gli amici, le maestre. Un po' di emozione si trova, giusto? Cosa ti aspetti dalla scuola media? L'anno prossimo farai la prima media. Sono contenta. Sei contenta? Sì. Non è che ti dispiace molto dover lasciare la scuola media? Un po'. Un po' così. In particolare per che cosa? Un ricordo particolare? Per le maestre. Tutte le maestre, ovviamente. Perché la stessa cosa? Sì. Tu sei un musicista, giusto? Ti vediamo con la flauto. Ti dispiace dover lasciare la scuola elementare? Sì, tanto. Ci farai la prima media anche tu l'anno prossimo? Eh? Sei bravo a scuola? Più o meno. Riccardo? Di Francesco. Riccardo Di Francesco. A te dispiace dover lasciare la scuola elementare? Non molto? Più o meno. Quindi sei contento che l'anno prossimo farai la prima media? Quali sono le materie che ti piacciono di più? Matematica, storia e geografia. Musica non tanto? Sì, musica prima di tutto. Anche per te la stessa cosa? Per me sono arte, immagine, inglese, storia e musica. Basta, per me è matematica. E basta, solo matematica. Okay. A chi piace italiano? A me, soprattutto a me. A me era una maestra molto brava. Tu come ti chiami? Olmitella, a te qual è la materia che ti piace di più? L'inglese? E ci dici qualche frase in inglese? I'm happy today. No. Non abbiamo capito, puoi tradurre? Sono felice oggi. Lo puoi dire in inglese? I'm happy today. Beh sì, è sempre emozionante quando insomma, si finisce un percorso scolastico e insomma si ricomincia un altro. È una pagina di vita che... Ecco, quali sono i ricordi più salienti di questi 5 anni di scuola primaria? Ma in effetti questi ragazzi... sono stati sempre uniti, nonostante sono state 2 classi, sono sempre stati molto uniti tra di loro e poi pionieri del tempo pieno, quindi questo è stato bello. Okay. Secondo ciclo che sto facendo, perché ormai sono da 10 anni qui ad Eliceto, sono con piacere con i ragazzi, ovviamente i miei ragazzi sono tantissimi perché sono tutte le classi, quindi per me è sempre un piacere e sperando un nuovo inizio per l'anno prossimo, perché a me ogni anno ci sono le partenze, non sono come i miei colleghi che ogni 5 anni. Penso di poter parlare a nome di tutti i genitori, sicuramente il periodo della scuola primaria è un periodo di crescita importante per i nostri figli e noi genitori collaboriamo con la scuola, con gli insegnanti ed è comunque un momento di distacco per noi genitori, sicuramente è un momento di crescita importante per i nostri figli e per noi. Ogni cambiamento è un momento di crescita. Si è ufficialmente insediato giovedì 12 il nuovo Consiglio Comunale di Deliceto, eletto nelle amministrative del 25 maggio. Presente un numeroso pubblico. Diciamo che abbiamo provveduto alla nomina della nuova giunta comunale che chiaramente quest'anno, diversamente dalle nomine precedenti, si arricchisce di 2 figure femminili esterne, così come la prevede la legge, in ottemperanza comunque al regolamento comunale che consente la nomina di 2 figure esterne. La giunta verrà composta chiaramente oltre che dal sindaco, dal vice sindaco Mariano Laudisi che si occuperà delle politiche sociali in continuazione con l'attività svolta nel quinquennio precedente. La giunta poi è composta da Pasquale Palumbo che si occuperà della polizia municipale, delle attività produttive, dell'agricoltura e della gestione del patrimonio boschivo.
sarà composto da Maria Bonassisa, che è appunto componente esterno della Giunta con competenze in materia di contenzioso, atteso la sua esperienza come avvocato professionale, e poi ci sarà la presenza di Giovina Petrella, che avrà come competenza le pari opportunità, il personale, essendo un pubblico dipendente, conosce quelle che sono le dinamiche diciamo, della struttura tecnica che fa parte di un ente pubblico. È una giunta che chiaramente si avvale appunto di queste competenze femminili specifiche, e altrettanto sono state affidate delle competenze anche ai singoli consiglieri, a delle deleghe previste dall'articolo 22 dello statuto comunale, affinché ciascun consigliere possa dare poi un apporto maggiore sempre in risposta a quelle che sono le esigenze della cittadinanza di Ericetto. Sono Giovina Petrella, sono stata chiamata come assessore esterno. Mi è stato conferito l'incarico di assessore al personale e alle pari opportunità con le donne. È un'esperienza nuova, inaspettata sicuramente, e spero di dare del mio meglio sia col personale che nell'affrontare le tematiche delle donne e di tutto quello che c'è intorno e comunque nel paese. Sono Maria Rocchina Bonassisa, sono stata nominata assessore esterno per il comune di Deliceto con delega alla pubblica istruzione e al contenzioso. È la prima esperienza per me e spero di offrire tutta la mia professionalità per questo ruolo al quale sono stata chiamata. Si è ripetuto venerdì 13 l'atteso appuntamento con la festività di Sant'Antonio da Padova presso l'omonima chiesa nella parte alta dell'abitato di Deliceto. Una chiesa riccamente addobbata dal profumo inconfondibile di giglio, che da sempre ha caratterizzato questa ricorrenza con tanta partecipazione popolare. Disagiato da un inatteso maltempo, l'arrivo a Deliceto della Croce della Giornata Mondiale della Gioventù. Nonostante le avverse condizioni meteo, l'accoglienza dei fedeli è stata comunque fervida. Una lodevole iniziativa partita da un gruppo di ragazzi di Deliceto costantemente coinvolti nelle attività parrocchiali, sempre presenti sia nei pellegrinaggi che nella Giornata Mondiale della Gioventù. La croce, prelevata dagli stessi direttamente dalla Città del Vaticano, trasportata e scortata fino alla Chiesa Matrice, dove ha trovato alloggiamento presso un altarino allestito con richiamo ai colori dei cinque continenti. Nella mattinata di martedì, dopo essere stata oggetto di venerazione da parte dei fedeli, è stata riconsegnata al Vaticano. Presentato nella serata di domenica 22 giugno alle ore 21 sul piazzale Belvedere, il CD musicale Deliceto in Musica, una raccolta di brani più significativi di musicisti e compositori delicetani. Un lavoro realizzato dal Comune di Deliceto in collaborazione con le associazioni Pro Loco, Laboratorio La Folk, Coro Polifonico, Gruppo Scaria, Nuova Banda Città di Deliceto, sorta nell'intento di far conoscere e diffondere la cultura musicale e artistica di Deliceto. La raccolta contiene i seguenti brani: Rimpianto, È notte, di Francesco De Matteo a cura della Pro Loco, La cantata dei pastori, Deliceto Forever, La vita è una canzone, a cura del laboratorio Rafolk. Tu scendi dalle stelle, fermarono i cieli, quando nasce Tnin, a cura del coro polifonico, La serenata, La Maron Rlumetied, Ciaramella delicetana, a cura del gruppo Scaria, e poi ancora Eco lontano, a fratello Gerardo, La Retret Relazite, a cura della nuova banda Città di Deliceto. Al termine, calca di gente per ritirare una copia della raccolta musicale. Siamo con il sindaco Antonio Montanino. Allora, come nasce questa iniziativa? Ma è un'iniziativa che è nata, l'abbiamo pensata come amministrazione comunale, diciamo lo scorso anno, abbiamo chiaramente appostato i fondi in bilancio necessari per la realizzazione di questo compact disc e quindi lo abbiamo realizzato ed oggi lo presentiamo. È un compact disc che raccoglie quelli che sono i testi, le canzoni, le musiche che appartengono alla cultura artistica e musicale di Deliceto. È un'iniziativa che l'amministrazione ha fatto unitamente alle associazioni
anni che su Deliceto, hai associazioni e gruppi che su Deliceto hanno una vocazione nel campo musicale, quindi si tratta appunto della Proloco, del gruppo Scaria, del laboratorio Orafork, della nuova banda città di Deliceto. E quindi è un'iniziativa con il coro polifonico di Deliceto. Ciascuno di loro chiaramente ha messo in musica alcuni brani che appartengono appunto al repertorio proprio o al repertorio appunto della cultura popolare delicetana, e quindi è un bellissimo iniziativa, un compact disc che intendiamo diffondere a livello evidentemente al di là, diciamo, del territorio comunale, anche eventualmente dandolo a quelli che sono gli emigranti che sono fuori della nostra comunità, ed è un momento di ricordo e di momento di sviluppo anche culturale del nostro paese. Quindi un momento anche, diciamo, di per rivivere quella che è la tradizione, soprattutto poi per le persone che sono di Deliceto ma che vivono fuori, giusto? Sì, anche per loro, ciascuno di noi secondo me si riconoscerà in questo CD, in alcuni brani che sono stati realizzati. È un CD composito che abbraccia sia la musica classica e lirica, sia la musica religiosa, sia quella folcloristica. Quindi è abbastanza completo, è un momento bellissimo di diffusione anche della nostra cultura, è uno strumento appunto che mi auguro che possa essere la colonna sonora di quelle che sono le grandi manifestazioni che facciamo a Deliceto. Quante sono le copie e come saranno disponibili? Ma le copie noi le abbiamo diffuse essenzialmente attraverso le associazioni che hanno collaborato all'iniziativa, poi come amministrazione comunale abbiamo avuto modo di indirizzare una copia chiaramente a diverse istituzioni che operano nel nostro territorio, non solo quindi alle associazioni ma anche alle parrocchie, alla famiglia Palermo che sappiamo ha una particolare vocazione musicale, chiaramente quindi alle forze dell'ordine, e una diffusione che capillare appunto, che faremo delle copie, e tante copie saranno anche inviate ai sindaci dei comuni limitrofi, così come alle altre istituzioni di carattere provinciale, al presidente della regione Puglia. Vogliamo attraverso appunto questa iniziativa dare uno strumento di diffusione della nostra cultura popolare e musicale ed artistica. Si sono ripetuti anche quest'anno, dal 22 al 29 giugno, i solenni festeggiamenti in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù e San Benvenuto presso le chiese di Corledo e Borgo Libertà, frazioni di Ascoli Satriano e Cerignola. Martedì 24 giugno, solennità di San Giovanni Battista, con accoglienza del nuovo simulacro di San Benvenuto presso la chiesa di Corleto. È seguita una processione con San Benvenuto e benedizione dei campi, successiva traslazione del simulacro nella chiesa di Borgo Libertà, alla presenza delle autorità civili e religiose di Ascoli, Cerignola e Deliceto. Anche per questa edizione è tutto. Rinnoviamo l'appuntamento al prossimo mese. Arrivederci.